Ciao ragazzi, bentrovati su Infamous Second Son al sesto capitolo. Mi dispiace per aver caricato così in ritardo, ma ho avuto un po' di problemi personali di cui adesso non ho assolutamente voglia di parlare. E purtroppo la missione l'avevo cominciata ed è successo che mi si è bloccato il gioco. Se riuscite a prendere questo cazzo di frammento, non lo prendo, lasciamo perdere. E mi si è bloccato il gioco e. Ecco appunto. Io voglio aiutarti, ma di uccidere i poliziotti non se ne parla. Va bene, mi limiterò a Cavolo. stordirli con i miei taser. Allora, stavo dicendo che mi sono perso e non so che cosa devo fare. Dovrei indagare sulla scena del crimine, questi mi stanno foracchiando di colpi e sono morto. Bene. Santa pazienza, sono scena che mi metti. Sulle tasse di condotte ribelle. Che stress. Oggi siamo partiti veramente male. Il problema è che ho avuto la telecamera È e ho rischiato probabile di che ci romperla. siano Ecco, degli agenti di perfetto. polizia sulla scena del crimine invece dei DUP. Io voglio aiutarti, ma di uccidere i poliziotti non se ne parla. Va bene, mi limiterò a stordirli con i miei taser. Mi hanno sentito arrivare. Speriamo che non mi molestino più. Allora, stavo dicendo, sì, gran casino sta settimana. Adesso prima di recuperare, farò diversi video di fila. Allora, Ok, ho è fatto passato quello che mi hai Pony. detto tu. Ho superato i tuoi colleghi. Grazie. Anche se non capisco a che servano i poteri se non li uso. Ah, il mio fratellino. Ho trovato la Che è vittima. sta È roba? certamente opera di un conduit, è molto teatrale. Ah, oh, in il teschio teschio c'è c'è una un paio vittima. di foto della scena del crimine e me le mandi. Tutto ciò che potrebbe fornire un Madonna. indizio. Va bene, c'è una foto. Ecco le tue ferite. Credo quale razza di potere sia riuscito a fare questo. Una palla di fuoco, un laser. Oh, un raggio ottico della distruzione totale. Non mi dispiacerebbe avere un raggio ottico della distruzione totale. Anche se il colpevole dovesse essere un conduit primario, non sappiamo ancora se questa cosa del trasferimento dei poteri funzioni. Se funziona, la mia prima vittima sarà chi ha suggerito il nome sbandieratore. Ah, cerca di non pensarci. Quindi ce ne possiamo andare, devo fare altre foto. Sta inviando la foto, però mi sa che è venuto con gli occhi chiusi. Dio, che umorismo macabro. Allora. Greggio, sento delle sirene. Fammi controllare. Sì, il DUP ha allestito un cordone lì vicino. Ho avvisato il dipartimento di Seattle di stare lontano. Deve essere il conduit. Vado a vedere. Fammi fare il mio lavoro. Sarei ultra cattivo, ma sono comunque buono. Allora, vediamo un po'. È probabile che là ci siano parecchi DUP. Magari con l'ordine di sparare per Avevi uccidere. ragione. Wow. Perdona Ci l'interruzione, ma tengono a catturare sei questo riuscito a tizio, risalire prima della loro all'identità della prima reputazione. vittima con il... Oh, beh, è anche No, della mia. niente. Evidentemente non era schedata. Devo sconfiggerlo. Per come si presenta mi aspettavo un paio di denunce per spaccio. Aia, io che provo di fare lo stealth. Oh merda. Mazza, quanto ci vuole, oh. Più corretto, prendete il conto.
Dai! Stupido bastardo. Che è riuscito forte. Adesso dove devo andare? Nuova scena, che palle. E Qualche quelli? DUP sta andando sulla scena del crimine. Beh, meglio se gli stai alla larga. Intanto noi ci passiamo le telecamere. Ma qua dovrei anche ripassarci prima o poi. Un po' troppo. Ma dove cavolo è finito sto posto? È probabile che là ci siano parecchi DUP, magari con l'ordine di sparare per uccidere. Wow, avevi ragione. Ci sono DUP ovunque. E Ci questo che tengono a cazzo? catturare questo tizio. Ne va della loro reputazione. Oh, beh, è anche quella mia. Altrimenti non erano stati. Sarebbe più co... Per come si presenta mi aspettavo un paio di denunce per falso. Sta facendo male di nuovo. Allora. Ah, però me le segno le sconfigge se devo sconfiggerle. Bella. Questi. Ma dai, ma. Ma che cazzo! Pure. Pure l'elicottero adesso. Avevi ragione, ci sono DUP ovunque. Ci tengono a catturare questo tizio, ne va della loro reputazione. Oh, beh, è anche della mia. È probabile che là ci siano parecchi DUP. Magari con sarebbe l'ordine di più sparare corretto, per prendete il uccidere. convoy! Wow, perdona l'interruzione, ma sei riuscito a risalire all'identità della prima vittima con il database? No, Dardo fanno male. evidentemente non era schedata. Esperto, Per come anzi, si fanno male. presenta mi aspettavo un paio di denunce per spaccio. Un po' male ad uscire scoperto così. E meno male che sono puro potenziato, se no. Siete fastidiosi, raga. Dov'è il comignolo? C'era un comignolo qua. Minchia, l'ho assorbito tutto. Ah, è brutta. Bisogna farsi furbi, non c'è un cazzo da fare. Beh, finito.
E mo? Quindi si devo raccogliere, ti farò due foto. Vabbè, cioè. Devo ammettere che questo conduit ha stile. È uno stile malato. Ok, ora mi servono. Una foto del volto e delle ferite, scommetto. Sì, non è troppo distorto. Ecco, ora ti mando anche la foto delle ferite. Non serve, l'ho trovato dal volto. È uno spacciatore con una fedina lunga 1 chilometro. Cerca la sua roba, potrebbe darci qualche indizio sul perché il cecchino abbia scelto lui. Trovo la droga. Qua, trovato. Santo cazzo! Santo, cosa santo? Desi, tutto bene? Yeah. Aspetta, non uccidermi! Vengo in pace, un ottimo consiglio! Wow, 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 non sparare! Va tutto bene, va tutto bene! Sono dei vostri, cioè dei nostri. Non correre, non voglio farti del male! Soprattutto se non rallenti! Ammazza! Fermati! Torna indietro! Grande, è stato un piacere. L'hai preso? No, è fuggito. Veloce, molto, molto veloce, come un conduit. Raggio ottico della distruzione totale, ti ho già dimenticato. Non fare l'ingordo. C'è una cosa strana, però. Dopo ogni colpo, l'insegna al Leon alle sue spalle spiaccolava leggermente. Deve essere la fonte del suo potere. Torna all'insegna e vedi cosa scopri. Tanto sono passato di fianco al camion del dupe, ma non ci ha fatto caso nessuno. Vediamo cosa trova l'insegna. Spara raggi laser o qualcosa così. Il suo potere unito al mio fumo mi servirebbe una volta raggiunta Augustine. Calmati, prima dobbiamo ritrovarlo. Ok, ci sono. Cosa mi suggerisci di cercare? Qualsiasi cosa. Non so se prendere la scala poi. Ah, un po'. Da questo posto sembrerebbe proprio che il nostro cecchino sia in realtà una cecchina. Che cosa? Dovresti vederlo, Regge. È il rifugio da cecchino più femminile che tu possa mai vedere. Come? Che cosa vorresti dire? Direi di sì. Non lo so, è solo che mi fa venire in mente una ragazza. Ci sono oggetti da donna, il nome Brent inciso sul muro con una scrittura femminile. E poi emana un profumo decisamente gradevole. Ok, ascolta, mandami le foto di tutto ciò che potrebbe tornarci utile. Un serial killer che legge Jenner, non ci credo. Jenner è una sorta del giovane Holden al femminile. Non c'è dubbio, questi appartengono decisamente a una donna. Come se lo sapessi. Sa chi è questo Brent? Non posso aiutarti. Ci sono dei coni messi a fiore. E le scarpe, perfetto. Sì, in effetti sembrano proprio un paio di scarpe da donna. Sono troppo piccole per essere di un uomo. Cioè com'è? Degli allora, stivali. C'è altro di interessante? Calma, sto cercando. Questo rientra tra le cose interessanti. Interessante, già. Proverò a fare una ricerca incrociata nel database inserendo questa foto e il nome Brent. Forse avremo fortuna. Direi di sì, direi che si può provare. Se avessi il fumo e i laser, potrei organizzare degli spettacoli di luci nel nostro salotto, per esempio. Ah, ecco un buon uso dei tuoi poteri. Sai, Reg, stavo pensando ai reggiseni. Ok, basta. Va bene, sul serio, non dire un'altra parola. Stavo pensando, una volta da... ho quasi fatto il trofeo per saltare. Poi, quando è alle corde, zap zap, tirerò fuori il laser. Sembra un buon piano.
Preso! Hey, ho trovato qualcosa sulla foto. Un certo Brent Walker è stato arrestato 2 anni fa per detenzione di droga. Senti qua, è stato trovato morto 2 mesi dopo in un vicolo. Causa della morte, una singola ferita di origine sconosciuta sul torace. Ti invio l'indirizzo del vicolo. Ti sai che dammi il trofeo, eh? La nostra ragazza ce l'ha quel dispacciatore. Così sembrerebbe. Ah no, devo colpire qualcuno però, mentre lo facevo. Se uccide solo gli spacciatori, perché i notiziari la descrivono come se invece scegliesse le sue vittime a caso? Perché è strano? Sarebbe più logico se il DUP facesse sapere alla gente che gli omicidi non sono casuali, che se non sei uno spacciatore non corri pericoli. Ridurrebbe il livello di panico. Sì, ma ci fa passare per terroristi. Cercando di spaventare la gente. Il suo compito è controllare il panico. Boh. Veramente non credo, secondo me. Comunque, qui finisce il sesto capitolo di Famous Second Son. Ci vediamo con il prossimo, prima possibile. Ciao ragazzi!